Eccoci, buonasera Angela Velenosi a Milano, qualche giorno prima del Vin Italy, però per presentare novità dei vini Velenosi, eccoci qua perché siamo arrivati anche al bio, no? Eh sì, e quindi... Quindi, quante etichette, quali uve e che cosa porta in più a una ricca gamma di etichette come quella di Velenosi? Era difficile potervi catturare, soprattutto catturare la vostra attenzione durante il Vin Italy, perché voi giornalisti avreste avuto un bel da fare nel correre a destra e a sinistra per i vari eventi che ci sono durante il Vin Italy. Poi ho preferito approfittare di questo momento per potervi raccontare il perché la Velenosi ha inserito una linea bio e quindi oggi abbiamo presentato i nostri tre nuovi nati. Quindi abbiamo una passerina GT Marche, abbiamo un pecorino di OCG Offida e abbiamo un rosso piceno. Perché bio? Bio nasce da una coscienza nuova, o perlomeno una coscienza nuova per Velenosi, ma non nuova per il territorio. Oggi abbiamo bisogno di riprenderci quella terra, quel rapporto con la natura che abbiamo un po' perso, ci siamo lasciati un po' andare. E quindi dobbiamo ritornare a un'agricoltura pulita, un'agricoltura naturale. Ecco, sono belle parole che portano a, come si può dire, a credere nella grande passione. Il bio quindi si può fare, non è solo una moda, non è solo un'etichetta, no? È qualcosa che sta anche dietro al lavoro che c'è. Sì, si può fare, assolutamente. Chiaro che dal punto di vista dei costi tutto lievita, dal punto di vista dell'impegno lavorativo tutto lievita. Deve nascere dentro di te questo, perché se lo fai solo per esigenze commerciali, perché c'è richiesta di bio, chiaramente tutto diventa difficile. Ma se dentro di te nasce la consapevolezza che bisogna cambiare qualcosa, che bisogna dare un contributo, perché dobbiamo pensare ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, questa è l'unica strada. Ma per un'azienda la vita cambia totalmente. Perché pensare bio, fare bio, vuol dire stravolgere tutti i piani lavorativi che avevi sempre avuto. Vero. Poi però dietro al bio c'è anche tutta la serie di etichette tradizionali di Velenosi che continuano, sarete al Vin Italy, giusto? Certo. E quindi ci rivedremo al Vin Italy. Un'altra cosa, il territorio è stato colpito dal recente terremoto, dicevi prima che non c'è stata una sofferenza particolare per le aziende vinicole, però il territorio ha perso tanto, ecco, qual è il vostro sentimento come operatori e anche come rappresentanti del consorzio? Dal punto di vista praticissimo, questo terremoto non ha colpito i produttori di vino, grazie a Dio. Questo però non vuol dire che non ci abbia tolto reddito, perché è tutto il territorio che ha subito un grande crollo. Oggi però stiamo guardando avanti, vogliamo non pensare a quello che è accaduto, vogliamo... Giustamente, porre lo sguardo oltre le tragedie e andare avanti. Oltre la tragedia. E cercare di risorgere insieme con noi, aiutare chi ha più bisogno, perché c'è veramente dei comparti, delle famiglie che hanno bisogno, delle intere popolazioni che hanno bisogno, e quindi uniti poter raggiungere di nuovo quella serenità che avevamo prima di agosto. Grazie ad Angela Velenosi.